L'igiene delle mani è una di quelle pratiche fondamentali che ogni operatore sanitario deve compiere nella propria attività ed è finalizzata ad impedire la trasmissione dei microrganismi da un paziente all'altro, anche da un operatore all'altro, per evitare di trasmettere infezioni. È per questo motivo che questa pratica viene celebrata e sostenuta ogni anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e non lo fa in un giorno qualsiasi, la celebra esattamente il 5 maggio di ogni anno, perché 5 sono i momenti in cui la pratica di igiene delle mani va effettuata prima e dopo il contatto con i pazienti, durante tutte le procedure assistenziali asettiche, dopo essersi allontanati dall'ambito di cura e dopo essersi esposti a materiale biologico. L'igiene delle mani è una pratica che si può compiere con due modalità principali, con acqua e sapone, ovunque questo sia presente, e sottolineo comunque l'importanza della durata e della sua corretta asciugatura. Oppure con un prodotto a base idroalcolica, che è quello che abbiamo disponibile in ogni punto della nostra struttura, delle nostre strutture sanitarie, e si compie in questo modo, prendendo una parte di prodotto idroalcolico e frizionandola in queste modalità per coprire interamente la superficie di mani che sono, come vedete, libere da anelli, da braccialetti, libere da unghie lunghe o unghie portatrici di smalti o di altri oggetti, quindi unghie artificiali. Il tempo in cui viene effettuata è veramente breve, l'operatore ha tempo di compierla in ognuno dei 5 momenti in cui è indicata, perché il prodotto evapora spontaneamente e non ha bisogno di essere asciugato. Pratica che deve essere fatta anche prima di calzare i guanti a qualsiasi tipo e dopo averli sfilati. Ricordo che l'igiene delle mani, quando si fa con acqua e sapone, deve avere lo stesso valore di quella con prodotti idroalcolici, e soprattutto è necessario, quando si usa acqua e sapone, di risciacquare bene e di asciugare bene le mani, altrimenti queste mani non sono sicure durante l'attività assistenziale. Se tutti igienizziamo le mani, tutti possiamo risparmiare e contribuire ad avere meno eventi avversi di natura infettiva, ad esempio la classica influenza stagionale o altre malattie che tanto ci disturbano durante l'anno solare.